Buon pomeriggio, ben ritrovati al nostro primo appuntamento con l'informazione del TG Oggi News. In primo piano la fine dei controlli della commissione elettorale sulle elezioni amministrative nel comune di Salerno. Oltre un mese di lavoro per la commissione che ha portato dei cambiamenti in quello che è il quadro del Consiglio Comunale eletto. Per i progressisti entra Eugenio Stabile che sopravanza Pia Napoli, mentre in Salerno dei Giovani, Polverino scavalca Gianluca Memoli. Al termine dei controlli effettuati da oltre un mese cambia la composizione del Consiglio Comunale di Salerno rispetto al quadro che si era delineato subito dopo le votazioni dello scorso giugno. Entrano per i progressisti il cardiologo Eugenio Stabile che, fermatosi all'esito delle votazioni dietro la consulente Pia Napoli, dopo il lavoro di verifica e controllo effettuato dalla Commissione sui voti espressi nelle 152 sezioni su 700 candidati al Consiglio Comunale, la scavalca di soli 8 voti, arrivando a 740 e conquistando il posto ottenuto dalla Napoli, che scende dalle 741 preferenze registrate in un primo momento a 732 voti. Novità anche in Salerno dei Giovani, dove il margine tra Gianluca Memoli, consigliere comunale uscente, ed il suo successore è stato ampiamente scavalcato. Entra quindi in consiglio Fabio Polverino con 717 voti, resta fuori Gianluca Memoli con 694. Queste le due più clamorose novità rilevate dalla commissione, alla quale è servito oltre un mese di lavoro per lo spoglio, dal quale sono emerse altre variazioni nei risultati, ma meno rilevanti fini del risultato conclusivo e della composizione del Consiglio. Dicevamo un esercito di 700 candidati con la possibilità di esprimere la doppia preferenza e il voto disgiunto, che hanno complicato non poco il lavoro della Commissione. Ora, chiusi tutti i verbali, si potrà procedere alla proclamazione degli eletti. Molto probabilmente verrà effettuata lunedì e solo successivamente potrà essere convocato il primo Consiglio Comunale della nuova amministrazione targata Enzo Napoli. Mentre è già stata definita la composizione delle commissioni comunali che attendono solo la proclamazione per essere sdoganate. A chi resta fuori, come nel caso di Pia Napoli, con uno scarto davvero minimo, resta la possibilità di presentare ricorso, a volte però scoraggiato dai tempi lunghissimi della giustizia. Parliamo di un'altra novità che riguarda il comune di Salerno, dove sono invece già al lavoro da tempo gli assessori comunali, come l'assessore al commercio Dario Loffredo, che oggi con entusiasmo ha confermato la notizia che nell'area tra il porto commerciale e la stazione marittima, sul molo Manfredi, verrà realizzato un parcheggio a rotazione per aiutare la sosta nel centro della città. Le Luci d'Artista edizione 2015-2016 potranno contare su un piccolo boccone d'ossigeno per la sosta delle auto. Presto sarà disponibile in città una nuova area di parcheggio pubblico a rotazione, circa 150 gli stalli previsti nell'area di parcheggio tra l'ingresso del porto commerciale di Salerno e la stazione marittima. Il Comune di Salerno affiderà da subito la gestione del servizio a Salerno Mobilità, a cui chiederà, come confermato questa mattina dall'assessore al commercio Dario Loffredo, l'attivazione in tempi molto rapidi. Era una richiesta che arrivava dai residenti, dai commercianti, e ci avevo messo un po' di tempo, un po' di settimane di lavoro. Finalmente ieri è arrivato il fatidico sì. Siamo pronti in tempi ragionevolmente rapidi a mettere a disposizione della cittadinanza e degli avventori che arriveranno a Salerno questi 150 posti a rotazione che saranno dati in dotazione a Salerno Mobilità. Credo che sia una prima boccata d'ossigeno che possiamo dare a tutta l'economia dei commercianti cittadina. Chiaramente sono allo studio altre ipotesi dove speriamo di poter dare questo ampio respiro sia ai commercianti e ai residenti, non solo nel periodo delle luci d'artista, ma tutti i 12 mesi dell'anno. Ci saranno anche posti riservati ai residenti? Credo che questo debba essere un parcheggio a rotazione, tutti e 150 posti auto. Ce lo chiedono tutti, ce lo chiedono a gran voce, ma in attesa dello sblocco dei 750 posti di Piazza della Libertà è mio dovere come assessore del commercio, ma di tutti i colleghi dell'amministrazione, di iniziare a dare risposte concrete. E credo che questo possa essere il primo piccolo contributo, da cui goderne, soprattutto per la crescita della nostra città.
Parliamo adesso invece di segnalazioni che arrivano dai residenti, ancora tante quelle che riguardano la presenza di blatte nella zona orientale, in aumento anche la presenza di zanzare. Della questione è stato investito direttamente il sindaco di Salerno Enzo Napoli, che ha chiesto un incontro con i vertici dell'ASL. È l'emergenza stagionale, Salerno è letteralmente invasa da blatte, ratti e zanzare. Oramai le segnalazioni si sprecano, così come gli appelli. Per il momento registriamo soltanto il solito balletto di responsabilità. La situazione è seguita con attenzione dai vertici di Palazzo di Città, tanto da spingere il sindaco Napoli ad avviare una serie di incontri con l'ASL per mettere a punto un piano efficace per risolvere il problema. Chiederò un appuntamento specifico sull'argomento al commissario dell'ASL, che per la verità è già intervenuto, parrebbe non efficacemente, ma diciamo non è colpa da ascriversi a nessuno. È un problema delle trasformazioni, starei per dire biologiche, di questi animali. I veleni li rinforzano perché si creano i loro antidoti e quindi bisogna sperimentare nuove forme di lotta. Naturalmente bisogna essere cauti, perché se si fa ricorso a veleni più importanti si corre il rischio di fare un danno e quindi bisogna essere assolutamente cauti. Comunque di questo argomento chiederò conforto agli esperti e chiederò un colloquio con il commissario dell'ASL per fare un piano che per la realtà già abbiamo fatto e attuato. L'ASL già fatto e attuato. Voi ricorderete che c'è stato una sanificazione a tutto raggio per quanto riguarda gli insetti volanti. Bisogna capire che cosa è successo concretamente. Vedremo in questi giorni. La cronaca: gravissimo incidente a Santa Cecilia di Eboli nei pressi di località Cornito. Una 19enne ebolitana in prognosi riservata all'ospedale Ruggi di via San Leonardo, mentre un 21enne originario di Altavilla è politraumatizzato. Il fatto è accaduto intorno a mezzanotte, quando per cause che sono ancora in fase di accertamento sono finiti fuori dalla carreggiata i pazienti condotti all'ospedale di Eboli. Visitati al pronto soccorso, sono poi stati separati, con la giovane 19enne trasferita a Ruggi di Salerno. Sulla dinamica indagano le forze dell'ordine. E torniamo ad occuparci di segnalazioni dei cittadini. Dante Santoro, neoconsigliere comunale eletto, si è fatto portavoce di alcune lamentele che riguardano le spiagge e ha invece trovato riscontro ad altre segnalazioni, come l'assenza di aria condizionata nella biblioteca provinciale. Le spiagge della zona orientale di Salerno restano sporche anche in estate. La denuncia è del consigliere comunale Dante Santoro, che, facendosi portavoce delle segnalazioni di alcuni cittadini, si è recato sul litorale cittadino, come aveva già fatto durante la campagna elettorale, trovando riscontro alle lamentele dei residenti e dei bagnanti. Mi sembra ieri, invece era già qualche mese fa, perché in piena campagna elettorale osammo ripulire le spiagge della città e ci fu detto che da maggio le avrebbero pulite ogni giorno, quindi era un lavoro superfluo quello che avevamo fatto. Ci troviamo a luglio in piena estate e le spiagge sono in una situazione di degrado totale. Nella zona orientale specialmente mi arrivano segnalazioni ogni giorno. Io stesso ho fatto una passeggiata, malauguratamente purtroppo dobbiamo dire, nella zona orientale, sulle spiagge della zona orientale, e ho trovato di tutto. Continuo quindi questa opera di monitoraggio dei problemi della città e dico che è indegno per un'amministrazione offrire delle spiagge di questo genere ai cittadini prima di tutto, ma poi ai turisti. Vediamo i nostri politici che da anni si spendono per parlare di sviluppo e di città turistica e poi la risorsa principale della città è ridotta in questo stato. È assurdo che gli amministratori contribuiscano a questo degrado, perché non intervenire vuol dire lasciare all'abbandono le spiagge, quindi sollecito l'ennesimo intervento. Deve essere ordinaria amministrazione in una città di mare offrire spiagge e mare decorose, prima di tutto ai cittadini e poi anche ai turisti ovviamente. Nel frattempo hanno trovato riscontro altre segnalazioni che erano state effettuate da Santoro: l'assenza di aria condizionata nella biblioteca provinciale di Salerno e lo stato di degrado di via De Mattia. A differenza di chi è andato a mare o in letargo dopo le elezioni, noi stiamo appunto monitorando tutti i problemi della città ed era gravissimo che la biblioteca provinciale fosse senza condizionatori. Vedevamo studenti grondare sudore. Oggi li stanno montando questi condizionatori, quindi anche se con ritardo gravissimo, però ci fa piacere che almeno le nostre sollecitazioni stiano avendo riscontro. Anche a via Fratelli De Mattia c'era una distesa di sterpaglie in pieno centro, sarebbe in pieno lungomare, di fronte al lungomare, nella zona dopo
Piazza della Concordia, anche lì è stata fatta un'opera di bonifica, quindi l'operazione fiato sul collo continua, sta avendo riscontro. Invito ancora i cittadini a farci le segnalazioni, perché dove? Non andiamo in vacanza. Le segnalazioni possono farmele sulla mia pagina Facebook Dante Santoro, anche sul sito La Fabbrica delle Idee, che è nato per fare proposte, ma anche le segnalazioni di problematiche della città troveranno riscontro poi nella nostra azione di controllo, che non si ferma mai. Dopo l'intesa di domenica con Utilitalia, ha siglato anche il protocollo d'intesa delle linee guida per il rinnovo del contratto nazionale dei lavoratori delle aziende private dell'igiene ambientale aderenti a Fisias Ambiente, contratto scaduto al 31 dicembre 2013. Ne danno notizia la CGIL, la CISL e Trasporti, precisando che lo sciopero previsto per il 13 e 14 luglio per il momento è sospeso, non revocato. Il protocollo d'intesa riguarda 40.000 lavoratori delle aziende private del settore, che insieme a quelli delle aziende pubbliche raggiungono i 90.000 addetti. L'intesa trovata con Fisias Ambiente prevede un aumento a regime di 120 euro. Viene rafforzata dal protocollo anche la clausola sociale a tutela dei lavoratori nei cambi d'appalto e nei casi di licenziamento individuale. Andiamo adesso nel Cilento. Danno patrimoniale al comune di Castellabate, nei guai il sindaco Spinelli e la giunta. L'operazione è stata condotta dai finanzieri della compagnia della Guardia di Finanza di Agropoli, coordinati dalla Procura di Vallo della Lucania. I particolari nel servizio. Irregolarità nel rendiconto 2012, avviso di conclusione delle indagini per amministratori e funzionari del comune di Castellabate. Le indagini sono state condotte dalla Guardia di Finanza di Agropoli e coordinate dal procuratore capo di Vallo Grippo e dal sostituto Ivan Aniglio. I finanzieri hanno svolto mirati controlli, soprattutto per accertare e verificare il rispetto delle norme previste dal testo unico degli enti locali da parte degli amministratori del comune cilentano, in occasione dell'approvazione del rendiconto per la gestione dell'esercizio finanziario del 2012. A conclusione delle indagini sono stati emessi provvedimenti di avviso di conclusione delle indagini e relativi avvisi di garanzia nei confronti del sindaco del comune di Castellabate Costabile Spinelli e del suo vice Luisa Maiuri, dei consiglieri di maggioranza in carico nell'anno 2013, per violazione a norme del codice penale, in quanto con specifici atti deliberativi gli amministratori avrebbero approvato il conto del bilancio del 2012 in violazione alle norme previste e ai principi contabili imposti dal patto di stabilità. Una vera e propria bufera giudiziaria dunque sul comune di Benvenuti al Sud. Le attività dei finanzieri nello specifico hanno permesso di accertare un danno patrimoniale al comune dovuto ad una rappresentazione non veritiera del patto di stabilità e dunque del risultato di gestione finanziaria. Oltre agli amministratori comunali sono state emessi avvisi di garanzia per la violazione delle norme penali anche nei confronti del revisore unico dei conti dell'ente, del responsabile dell'area economico-finanziaria, del responsabile del servizio finanziario affari generali, del responsabile dell'ufficio tributi. È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santo Bono di Napoli un 12enne di Nocera in vacanza a Laureana Cilento con i genitori. Il ragazzino, mentre giocava nel cortile dell'abitazione affittata per il periodo estivo, è stato travolto per cause ancora da accertare da un cancello molto pesante, riportando un trauma cranico e ferite in varie parti del corpo. Il giovane è stato prima trasferito al PSAUT di Agropoli, dove i sanitari però, vista la gravità della situazione, ne hanno disposto il trasferimento in eliambulanza all'ospedale di Napoli. Bagnanti in rivolta sulle spiagge del Cilento, fioccano le proteste, turisti assediati dai Vucumpra che riempono letteralmente le spiagge. Da Capaccio a Sapri quest'anno è una vera e propria invasione di venditori abusivi. Acque cristalline, spiagge paradisiache. Sono questi gli ingredienti che hanno permesso al litorale del Cilento di fare incetta di premi, dalle bandiere blu della FEE alle vele di Legambiente. A fare da contraltare però alcuni disagi che annualmente si registrano sulle spiagge, dalla presenza dei Vucumpra al fenomeno dell'ombrellone selvaggio. I problemi si registrano con uguale intensità in tutto il territorio, da Capaccio fino a Sapri. Non fai in tempo a sdraiarti per prendere il sole, denuncia un bagnante di Acciaroli, che ecco arrivare Vucumpra pronte ad offrirti di tutto. In spiaggia si trova davvero ogni prodotto. Ci sono i centrafricani che vendono abbigliamento e accessori mare, gli asiatici specializzati in bigiotteria e poi gli italiani, riconoscibili al grido di Cocco Bello, pronto ad offrire prodotti esotici o granite.
Se ne passassero ogni tanto non sarebbe un dramma, ma siamo invasi, denuncia un turista di Agropoli. Altro fenomeno spiacevole è quello dell'ombrellone selvaggio. Interi tratti di litorale, infatti, vengono spesso prenotati dai bagnanti che lasciano per tutta la durata del loro soggiorno in Cilento l'ombrellone a mo' di segnaposto. Così, in alcune zone, trovare uno spazio per sdraiarsi è davvero un'impresa. I tratti sabbiosi diventano sempre più esigui a causa del fenomeno erosivo, evidenzia un turista di Pioppi. Se poi vengono occupati in questo modo, trovare posto è davvero difficile. Di qui l'auspicio a un maggiore controllo da parte delle forze dell'ordine, così come è già avvenuto in passato. Circa 200 immigrati sono sbarcati a Battipaglia da un paio di mesi e sono ospitati in una struttura privata in via Spineta. Si tratterebbe di profughi provenienti dall'Africa subsahariana, per la maggior parte giovanissimi, e sbarcati a Salerno lo scorso mese di maggio. Associazioni e cittadini hanno provato a chiedere informazioni utilizzando anche i canali ufficiali, ma sulla questione è calato il silenzio assoluto. Una pausa pubblicitaria, torniamo tra poco. Torniamo nel porto di Salerno, dove resterà in sosta da venerdì a lunedì 18 luglio la nave Anteo, unità della Marina Militare specializzata in lavori subacquei in alta profondità. Alle dipendenze del raggruppamento subacquei e incursori Teseo Tesei, l'unità è stata recentemente impiegata dalla Forza Armata in molteplici e delicate operazioni subacquee. La nave Anteo sta conducendo una campagna navale estiva per permettere alle popolazioni di avvicinarsi al mondo della subacquea professionale, visitando le moderne apparecchiature per l'immersione utilizzate dai palombari della Marina Militare durante le loro missioni, il mini sottomarino SRV-300, gli scafandri rigidi articolati ADS e l'impianto integrato per immersioni profonde. La nave Anteo sarà ormeggiata presso il molo Manfredi e sarà disponibile alle visite a bordo dal 15 luglio. L'accesso alla zona di attracco è consentito esclusivamente a piedi e minorenni dovranno obbligatoriamente essere accompagnati da adulti maggiorenni. Adesso le nostre previsioni del tempo. In collaborazione con Aeroporto Salerno Costa d'Amalfi. Attenzione, prego! I passeggeri in partenza per Medjugorje e Lourdes sono pregati di recarsi presso le migliori agenzie di viaggi per prenotare il loro viaggio di preghiera tutto compreso. Volo, transfer, hotel, bus, guida, tasse e assicurazione a partire da 290 euro. Vola da Salerno è un'esclusiva Travel Before Tour Operator. In tutte le migliori agenzie di viaggi. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, soleggiato, ma con poche nubi sparse. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. Ci ritroviamo con l'informazione sportiva in primo piano, come tradizione per il nostro TG Oggi Sport, la Salernitana. Giovedì pomeriggio Giuseppe Sannino sarà presentato alla stampa. A breve il tecnico sarà a Salerno per visionare campi e strutture. Domenica la partenza per Sarnano. Per il ritiro manca ancora qualcosa a centrocampo, la rosa tra difese e reparto offensivo è già bene assortita. Il nuovo tecnico della Salernitana Giuseppe Sannino sarà presentato alla stampa dopodomani pomeriggio alle 17.30 nella sala Nervi del Seci Center di Salerno. Oltre al DS Fabiani è probabile che ci sia anche il copatron Claudio Lotito a fare gli onori di casa. Sannino arriva a Salerno con tanta voglia di riscatto, così come la Salernitana che ha intenzione di cancellare quanto prima la stagione tribolata, appena passata agli archivi con una salvezza sofferta e stentata, passata per i play-out. Giovedì la presentazione, ma anche il raduno. I giocatori sono convocati in sede per le visite mediche ed un primo assaggio di campo durante il weekend. Domenica invece tutti in ritiro per la preparazione estiva che si terrà a Sarnano nelle Marche fino ai primi di agosto. Già,
il ritiro. Per il momento il gruppo a disposizione di Sannino è ancora orfano di alcune caselle importanti nella probabile idea di gioco del tecnico di Ottaviano, ma è altrettanto vero che per la prima volta negli ultimi anni la rosa di partenza è già abbastanza assortita, soprattutto nel pacchetto arretrato. Gli acquisti dei terzini La Verona e Vitale, le conferme dei quattro centrali difensivi Bernardini, Schiavi, Tui ed Empereur, oltre alla presenza di Rossi che viaggia verso una riconferma e Franco in bilico, sono più di una garanzia. Discorso simile anche per l'estremo difensore con Terracciano, il rientro di Liverani dal Catania ed il giovane Rosti. A centrocampo naturalmente c'è qualcosa che manca, ma comunque la Salernitana ha una buona base di partenza. Molto naturalmente dipende dalla posizione di Sciaudone, sempre in bilico tra il partire e il restare. Ogier è stato riscattato, zitto e forte di un triennale. Moro è legato alla Salernitana ma anche corteggiato dal Parma. Bovo in lista di sbarco, lo stesso vale per Troianiello. È chiaro che per il modulo che ha in mente Sannino ci serve anche dell'altro. Bacinovic, oramai ex lanciano, aspetta soltanto lo svincolo ufficiale per accasarsi all'ippocampo a parametro zero, ma partirà tra i convocati. Ma la casella che momentaneamente vuota è quella del trequartista. In attacco invece i gemelli del gol sono una garanzia, anche se bisognerà comunque attendere delle valide alternative alla coppia Coda-Donnarumma. A meno di una settimana dal ritiro, insomma, c'è ancora da lavorare, come è giusto che sia, ma il canovaccio e la prima infarinatura sembrano lasciar ben sperare. La Salernitana è a caccia di un trequartista, Rosina il primo della lista, spunta un asse con il Foggia, Sarno nel mirino, a centrocampo Buzzegoli, alternativa a Munari, le ultimissime sul mercato granata. Lotito e Mezzaroma hanno dato il budget, Sannino le preferenze e Fabiani messo gli obiettivi nel mirino. La Salernitana ha la casella vuota, la voce trequartista o rifinitore che dir si voglia. Rosina è il primo della lista, ma in atto un tira e molla con il Bari che sembra destinato a durare a lungo. Battocchio dell'Udinese, attualmente in Francia al Brest, è più di un'alternativa anche perché l'ex talento dell'Under 21 di Di Biagio ha già avuto Sannino al Watford in Inghilterra. Si fa vivo intanto un asse con il Foggia, i Satanelli avevano preso informazioni su Donnarumma che non si muove da Salerno e non certo per scendere di categoria nonostante i punti d'oro. A De Zerbi però piace e tanto il difensore brasiliano Empereur e la Salernitana sembra essere stuzzicata dall'idea di uno scambio con Vincenzino Sarno. Anche in questo caso però sembra si sia innescato un vero e proprio tira e molla, considerato che il procuratore di Sarno, Willy Arciello, è stato incrociato in sede a Salerno già qualche tempo fa. Staremo a vedere. In attacco Fabiani monitora la posizione di Ebagwe, il nigeriano esploso con Sannino a Varese e dopo l'ultima stagione tra Como e Vicenza potrebbe arrivare all'ombra della Rechi con il ruolo di vice coda. In mediana le posizioni più delicate numericamente e non solo, la rosa è già assortita. Di fatto molto dipende dalla posizione di Daniele Sciaudone. L'ex Bari è rientrato a Salerno dopo aver disputato la seconda parte della stagione alla Spezia. I Liguri potevano riscaltarlo ma non l'hanno fatto per via di un ingaggio elevato. Vorrebbero riprenderlo ed offrono un contratto più lungo. Sannino parlerà con il giocatore, assistito dal duo Corvino Coscia. Il primo nome, cerchiato in rosso, resta quello di Munari del Cagliari. Lo scoglio, manco a dirlo, è legato al contratto. I 500.000 euro degli isolani, che vogliono privarsene, difficilmente verranno riconosciuti al possente mediano di Sassuolo. Molto più praticabile la pista Buzzegoli. Il giocatore in uscita dal Novara prende circa 150.000 euro a stagione ed il DS piemontese Teti gli ha già fatto sapere che non intende rinnovare l'accordo. Buzzegoli piace alla Cremonese di Tessera, ma è chiaro che davanti ad un biennale in B a Salerno avrebbe già le valigie pronte. Nelle ultime ore è spuntata anche la pista Crimi, assistito dall'agente Beppe Galli, che spinge per un contratto alla Lazio. Crimi è un jolly che può giocare sia al centro sia a mezzala. Tra i calciatori graditi al tecnico vesuviano c'è anche Federico Moretti, centrocampista dai piedi buoni, che ha chiuso la stagione al Vicenza ma è di proprietà del Latina. Dalla Lazio dovrebbe arrivare il Baby Murgia, uno dei talenti più in vista della primavera a biancoceleste. Nel novero dei papabili spiccano sempre Salifu e Ushuji, mentre tra gli svincolati non si perde d'occhio Mariga, lo scorso anno a Latina. Un'interruzione pubblicitaria, a tra poco.
Continuiamo con il calcio occupandoci della Paganese, tutti con il fiato sospeso e attesa infatti per oggi la pronuncia della Covisoc in merito all'iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro del club azzurro stellato. Ancora una volta il sodalizio del presidente Trapani rischia per via di cavilli burocratici e vicenda fidi e iussione che tengono in apprensione i suoi tifosi. La Covisoc si pronuncerà oggi sull'incartamento presentato a Firenze lo scorso 30 giugno dal segretario Gianfranco Rosati. In primis c'è la vicenda legata alla fidi e iussione, ma anche la questione relativa allo sblocco delle quote societarie, fino a qualche tempo fa sotto sequestro dalla Procura della Repubblica per le vicende giudiziarie che avevano coinvolto il presidente Trapani. Poi ci sarebbe anche una questione relativa a vecchie pendenze con l'Agenzia delle Entrate, che non avrebbe ancora dato il benestare alla rateizzazione del debito pregresso nei confronti dell'erario. Intanto è stato squalificato per 2 giornate il centrocampista Francesco Deli per violazione del regolamento agenti. Deli, all'epoca tesserato con il Parma, si è avvalso dell'agente Stefano Guercini senza conferirgli regolare mandato. Stesse contestazioni anche per il procuratore. Il presidente federale ha squalificato per 2 giornate il centrocampista azzurro stellato e combinato 20 giorni di inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC al procuratore Guercini. È tutto, termina qui il nostro appuntamento con l'informazione. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.